Vice Sindaco, i giovani si riappropriano di uno spazio a loro dedicato, possiamo dire. Sì, siamo molto contenti di essere oggi qui a San Pier d'Arena a festeggiare questa bella giornata in cui recuperiamo questo spazio che è dei ragazzi. Intanto è un concetto nuovo su cui stiamo lavorando, utilizzare i nostri spazi pubblici, i nostri parchi per attività sportiva, quindi con inserimento di piccoli attrezzi che possono essere utilizzati dalle persone per il loro benessere. È un modo nuovo di vivere i parchi. Noi sappiamo quanto è importante anche dopo la pandemia questo argomento. Come assessore al bilancio io ho stanziato delle risorse apposite per questi allestimenti e quindi indubbiamente un motivo di soddisfazione, soprattutto vedere questi ragazzi che sono il futuro della nostra città, contenti, soddisfatti di questo spazio di cui si sentono responsabili, e per noi questo è molto importante. Direi una bellissima iniziativa che oggi dà il via a un anno di attività fisica, sportiva, di salute all'interno di un contesto che è quello di San Pier d'Arena, che sicuramente può essere riqualificato ulteriormente e che diciamo che prende lo slancio da questa attività. Tre associazioni che si mettono a disposizione del territorio per fare inclusione sociale, per fare pari opportunità, quindi dare la possibilità a tutti di partecipare a delle iniziative che hanno appunto uno scopo di sociale ma anche proprio di salute nel vero termine della parola. Quindi sicuramente da oggi prende il via questo progetto, noi siamo molto contenti di questo, sicuramente per un aspetto appunto legato al territorio, per la riqualificazione di un'area che magari è stata poco sfruttata nel tempo, ma soprattutto per quello che può rappresentare a livello sociale. È una gioia vedere questi giardini così popolati, è un progetto che ingloba diverse novità, quelle relative all'ambito sportivo, ma anche questa novità per quanto riguarda una collaborazione così virtuosa tra istituzioni e privato, e speriamo che ovviamente sia l'inizio di un lungo cammino su questo fronte. Negli ultimi anni ci siamo resi conto di quanto sia importante l'attività sportiva outdoor, e iniziative come queste sono di fondamentale importanza per tutta la cittadinanza, per la riqualificazione delle zone e destinate a tutte le fasce di età, quindi è molto importante offrire la possibilità di attività sportiva sia dei più piccoli ma anche alle persone di età più adulta.